Importante affermazione dell'Amen Scuola Basket Arezzo che piega in casa la Andy Asfalti Agliana 92-79. Gli Amaranto si sono riscattati con una prova determinata che fin dalle prime battute di gioco ha messo la testa avanti. Dopo 5 minuti di sostanziale equilibrio, la squadra di Miglia ha accelerato segnando 20 punti in 5 minuti ed operando il break. Alla prima sirena il tabellone vede Arezzo avanti 30-18 e anche nel secondo quarto Tenev e Rodriguez colpiscono dalla lunga distanza la difesa pistoiese. Prima del riposo da registrare l'infortunio di Rodriguez che non è potuto rientrare in campo per un problema a una caviglia. All'intervallo SBA saldamente avanti 53-37 grazie alla percentuale del 50% al tiro da 3 punti con Tenev capofila che ha coinvolto anche Cutini, infallibile dai 6,75. Al rientro in campo Romano prova a guidare i suoi alla rimonta, la difesa retina non è quella dei primi due quarti e Tucci comincia a diventare un fattore nella partita. Punto dopo punto Agliana rientra meno 7 dopo essere stata sotto di 20 lunghezze sul 61-41. Alla fine del terzo quarto l'Amen si tiene 8 lunghezze di vantaggio e grazie a un inizio di ultimo parziale convincente ritorna oltre la doppia cifra di vantaggio. De Bartolo si prende i canestri che chiudono la partita e permettono alla SBA di tornare a sorridere grazie al 92-79 finale. Due punti molto importanti per la classifica Amaranto, un'iniezione di fiducia in vista della lunga trasferta di La Spezia prevista per domenica prossima per la nona giornata di andata del campionato di Serie C Gold. Paolo Castelli, allora finalmente una serata possiamo essere contenti di tutto e di ogni cosa. Purtroppo c'è stato questo inconveniente dell'infortunio che auguriamoci che sia di breve entità. Questa è la cosa che ci fa gioire a metà, purtroppo, però fa parte del gioco, è uno dei migliori nostri giocatori. Speriamo che questa distorsione sia una cosa lieve, si spera veramente, però sai, le mie caviglie devono aspettare sempre il giorno dopo. Cosa dirti? Io sono molto contento perché i ragazzi in settimana avevano detto vogliamo vincere per forza, vogliamo vincere a tutti i costi. Coach Milli ha lavorato molto molto bene su questa, su questi pochi giorni di allenamento perché la partita infrasettimanale ti crea non pochi problemi. E avere solamente un giorno ancora per allenarsi per la prossima trasferta alla Spezia, sinceramente forse la più lunga, sinceramente non ci aiuta molto, però la Spezia è comunque una squadra forte, una squadra come noi, andiamo là a giocarcelo al 100%, dobbiamo recuperare i punti, però dobbiamo anche analizzare una cosa: noi abbiamo affrontato per un caso ovviamente fortuito, che è quello dell'estrazione delle partite, con le migliori sei squadre, quelle che si giocheranno il finale di stagione. E con tutte le squadre ce la siamo giocata alla pari, fino all'ultimo. Abbiamo perso 3 partite, di cui 2 supplementari, e quindi questo deve essere l'auspicio. L'importante è che i ragazzi vadano a giocare con le squadre magari meno forti di quelle che abbiamo affrontato, con lo stesso piglio, lo stesso stimolo che stasera hanno affrontato. Stasera, oltre a Bojan Tenev, che è andato al di sopra delle righe, che è quello che io vorrei, devo ringraziare i ragazzi di Arezzo che veramente ce l'hanno messa tutta.